Buonasera, ben ritrovati. Questa sera parliamo di un argomento scottante che riguarda ancora l'agricoltura di questo territorio e, come sapete, dovrebbe essere il fiore all'occhiello perché da sempre è stata oggetto di ricchezza per questa terra, ma che, come sempre, i governi dal nazionale a quelli poi regionali scendendo creano una serie di problematiche, soprattutto per quanto riguarda i tributi, e che finiscono per attanagliare la loro situazione, che già, come sapete, è ben compromessa spesso dal fatto che vivono sotto il clima e quindi sono soggetti ai vari cambiamenti climatici che possono creare la grandine o il vento che butta giù i fiori e non fa nascere i frutti, e così continuando. E quando l'estate piove si attaccano le malattie, specialmente per quelli che hanno i frutteti e i vigneti, e quindi tutta questa cosa non è di buon auspicio. Voi sapete anche che fare agricoltore oggi è molto complicato, anche se molti stanno ritornando nei campi, probabilmente perché non si trova neanche il lavoro, ma sapete anche che fare agricoltura appunto è difficile per via del fatto che il prodotto all'origine costa pochissimo, poi voi quando lo andate a prendere nei supermercati dite: oh madonna, quanto guadagnano questi, quanto costa. In realtà il costo triplica enormemente dal produttore al consumatore, ed è uno dei tanti problemi. Molto spesso di questo se ne occupano le categorie appunto che sono vicine a loro, in particolare la Coldiretti, ma nonostante tutto questo in Italia non si riesce veramente ad avere una politica agricola che sia degna di questo nome. Oggi stiamo parlando di un problema appunto che riguarda i tributi, perché, come sapete, c'è ancora questo benedetto consorzio di bonifica che poi non si capisce bene perché esista ancora, visto che poi di fatto non fa niente. Io ricordo per esempio anche nel Lazio che non venivano mai a pulire come loro compito lungo i canali, e quindi molto spesso in alcuni canali traboccavano quando c'era troppa acqua, quindi inondavano i terreni creando problemi sia alle culture ma anche alle abitazioni. In altri magari succedeva che il proprietario magari se lo puliva da solo, quindi, e poi attraverso le scoline, insomma, riusciva a sorpassare il problema. Però, come capite bene, se uno chiede dei tributi deve dare dei servizi. Ora, questi tributi addirittura sono triplicati e gli agricoltori si sentono veramente sottoposti a qualcosa che li fa sentire, come si dice, minacciati nella loro sopravvivenza. E naturalmente sono partiti ricorsi per queste cartelle così esose, perché chiedono anche spiegazioni, e questi ricorsi li sta curando un legale che adesso io vi presento, e quindi partiamo da lui, che il legale è l'avvocato Massimiliano Agugliaro di Trapani, e che appunto poi ci parlerà, ci spiegherà che cosa sta accadendo e in che modo lui si sta muovendo per tutelarli. Poi riniziamo da Enzo Daidone, che è della Federagri, e Giuseppe Rallo, che è un agricoltore competente anche nella materia, e poi abbiamo Luca Badalucco, che è in rappresentanza del sindaco di Petrosino, che è potuto venire perché poi alla fine gli impegni amministrativi prendono il sopravvento. C'è anche da dire che Luca Badalucco è l'addetto proprio a questa materia, quindi per questo sarà in grado di rispondere in maniera competente, infatti ha detto alle attività produttive. E infine abbiamo Giuseppe Marino, che è un agronomo, agricoltore anche lui, un vitivinicoltore, e quindi insomma stiamo parlando con tutte persone che sono della materia e del campo. Ci sarebbe piaciuto che fosse venuto anche il commissario del consorzio di bonifica, che abbiamo tentato di raggiungere al telefono più volte, ma come sapete queste persone tendono a farsi negare, anche perché poi in realtà non sanno che cosa dire, perché loro appunto sono dei tecnici messi là ben pagati e profumatamente, che poi però appunto quando sono chiamati per rispondere a qualcosa non vogliono rispondere, e quindi si tirano indietro. E noi diciamo sempre che la burocrazia in Italia è il problema principale, è uno di quelli che attanaglia il paese, non lo fa crescere, e come ben capite in altri posti anche europei questo qui non esiste, e molto spesso gli agricoltori dovranno fare i conti anche con questa realtà, dove i prodotti all'origine costano anche di meno a loro per produrli, proprio perché tutto è molto più semplice. Allora, da governo a governo, quindi, non si riesce mai a risolvere il problema. Uno pensa: abbiamo cambiato finalmente, adesso ci sarà una persona migliore, competente, capace, che vuole
cercare di togliere tutti questi agganci negativi che creano problemi, poi invece tutto questo non succede mai. Adesso a Roma ha vinto 5 stelle, vediamo che succede. Io questa cosa proprio, mi è rimasta proprio così, perché è una vittoria di quelle schiaccianti, di una ragazza così giovane. Sì, anche a Torino, dove aveva lavorato benissimo Fassino, infatti non si capisce come mai, ma probabilmente da parte delle persone c'è proprio questo bisogno di cambiare, questa non fiducia nella politica, che è molto pericolosa, perché l'ideale sarebbe che la politica facesse il suo compito bene e che quindi, se lo facesse bene, non rischieremmo quello che stiamo per andare, forse una specie di anarchia. Va bene, allora cominciamo con l'avvocato Massimiliano Agugliano, così ci spiega un po' la situazione. Qui gli agricoltori protestano ampiamente e anche con John Veduta, perché i loro tributi sono esosi e addirittura non è che c'è stato un aumento per cui dice vabbè, fa parte delle cose. Qui c'è stato qualcosa che è passato da una cifra a 4 volte in più, 5 volte in più. Come mai? Perché? E in che modo vi state muovendo? È successo questo. Proviamo a fare un esercizio di verità. Intanto un po' di ordine, un po' di al caos va fatto. Accade questo, da circa 20 anni il consorzio di bonifica è stato commissariato ed è sotto commissariamento da parte dell'assessorato regionale all'agricoltura e foresta e poi via via le varie denominazioni intercorse nel tempo. Così come prevede la legge, prima il regio decreto e successivamente la legge regionale 45 del 95, ogni titolare diritto di proprietà di un terreno che ricade all'interno del comprensorio irriguo è tenuto a versare un contributo fisso in ragione del funzionamento della rete idrica. Questo è il presupposto di legge. Come viene quantificato il tributo? Viene quantificato sulla base di un piano di classifica, quindi proporzionalmente ogni proprietario concorre alla spesa. Quindi è un contributo, non è un tributo. Cosa accade? Accade che con delibera del commissario straordinario del 2015, ottobre 2015, questo contributo fisso che si attestava nella misura di 22 euro ad ettaro circa, negli anni, più o meno questa è la cifra, è stato portato a 94 euro circa ad ettaro, quindi è un'evidente sproporzione. Il motivo di questo incremento sproporzionato sta proprio nella motivazione adotta in delibera. Il potenziale disavanzo che si verrebbe a creare a causa di un decremento di risorse dalla regione siciliana a favore degli enti ha portato il commissario straordinario a coprire il disavanzo aumentando il contributo consortile. È evidente che siamo in violazione di legge, perché se le disposizioni che regolano l'attività consortile e che ripartiscono le spese e competenze ognuno in ragione dei propri diritti e dei propri doveri, non si possono ribaltare tout court i potenziali disavanzi che potrebbero in futuro arrivare. Mi piace ripercorrere questo ragionamento perché è stato espressamente indicato in delibera. Da lì cosa è successo? Ma scusi una domanda, loro hanno la facoltà di poter modificare il tributo nella misura in cui si decidono? No. Ecco, quindi già, no. Già qui c'è un illecito. No, assolutamente no. Perché? Perché già prima con il regio decreto, poi successivamente con la legge regionale, la 45 del 95, è stato disciplinato il meccanismo di riscossione, non di riscossione, di quantificazione del contributo fisso e quindi delle modalità di determinazione dello stesso. Voglio dire. Quindi c'è come da A o no? In che senso? Cioè si può dire, possiamo mettere da un minimo a un massimo, però è fisso quello che deve avere. Il mio passaggio precedente. Allora come hanno fatto loro ad aumentarlo così? Cioè anche se l'hanno motivato con una motivazione tutta loro. Le rispondo con una battuta, quanto mi serve? In ragione di quello che mi serve aumento. Il calcolo è semplice, che è stato fatto. 11.000 utenze sull'intero comprensorio irriguo, con una media di proprietari pari al 50%, proprietari di un ettaro circa, quindi moltiplichiamo il fabbisogno di cassa di 94 euro per 500, il 50% di 10.000 utenze e raggiungiamo un break even. Oltre questo break even si va su proprietari che hanno terreno
in più rispetto a un ettaro o due ettari, questi poi vedremo se pagano o meno. Il calcolo è semplice, ma è illegittimo, perché non è quanto mi serve io chiedo. Il quanto mi serve io chiedo innanzitutto viene definito in questo modo dalla legge: il proprietario concorre alle sole spese di funzionamento della rete idrica, punto. Le altre spese sono a carico della regione o dello Stato in altre regioni, ok? Le spese di... perché noi siamo regione a statuto speciale e quindi abbiamo una legislazione speciale, ok? Però si conforma a quella nazionale, ovviamente, perché non si fa altro che legge decreto. No, disciplina fino in Calabria, dalla Calabria scendere, escluse le altre regioni a statuto autonomo, noi abbiamo la nostra legislazione. Per quantificare il contributo che ogni proprietario deve corrispondere per il funzionamento della rete idrica, viene predisposto un piano di classifica. Questo piano di classifica determina la misura, da chiedere attraverso dei parametri e poi degli algoritmi, determina poi la misura del contributo fisso, che era stato attestato a 22 euro ad ettaro. Ok? Quindi non è che si chiedono 22 euro ad ettaro perché è così, o perché io stimo così. È una stima fatta in maniera scientifica sulla base di un piano di classifica, che è stato elaborato territoriale per il comprensorio irriguo, perché come viene elaborato, lo dico in maniera molto semplice in una battuta, sulla tipologia di prodotto, sulla redditività del prodotto, sui costi del prodotto e quindi altri parametri che poi determinano il contributo che ognuno è tenuto a pagare. Ma a che serve il contributo? A mantenere in piedi la rete idrica. Perché se Massimiliano Gugliaro avesse bisogno di acqua, paga a parte l'acqua, ok? Paga un monte ore d'acqua che viene poi riconosciuto e viene distribuito come? Attraverso quella rete che io ho contribuito a tenere in piedi. Poniamo caso, se fosse scoppiata una bomba, la seconda guerra mondiale in esplosa, se fosse intervenuto un cataclisma, comunque eventi straordinari che investono sulla rete idrica, allora sì, interveniamo con un contributo straordinario, anche 150 euro ad ettaro, per rifare l'intera rete, ci sta. Ma se tutto questo non è accaduto, e abbiamo le prove che non è accaduto, perché ne avremmo avuto notizie ovviamente, a questo punto è ovvio che la motivazione adotta in delibera per coprire un potenziale disavanzo che negli anni futuri potrà verificarsi a seguito di un decremento delle risorse dalla regione al consorzio, è evidente che cozza con l'articolo 10 legge regionale 45-95. Io domando, ma come si può arrivare a fare una cosa come questa, e non è la sola, ce ne sono tante degli enti diversi che si fanno, sempre a carico del cittadino che resta impotente fin quando non trova l'avvocato di riferimento che magari appunto fa questo tipo di studio, che quindi dimostra che la cosa è... Voglio dire, visto così, io che ho un senso dello Stato profondo, delle istituzioni in maniera molto forte, e mi fa rabbia. Perché poi faccio fatica quando vado in giro a dire alle persone: voi dovete credere nelle istituzioni, voi dovete credere nello Stato. Faccio fatica a far sì che lo facciano, faccio fatica a dire: voi dovete denunciare. Perché quando dico questo tutti mi dicono: ma lei è matta, lo sa che si rischia o ti ammazzano oppure non ti fanno più lavorare, non ti fanno più... Perché? Perché poi non c'è uno Stato che ti tutela e che fa il giusto. Perché in questo caso significa che lo Stato di base non applica la giustizia. E nel momento in cui tu mi fai un abuso di questo genere, ti comporti nella stessa maniera, io questo lo voglio sottolineare perché ci tengo tantissimo, ti comporti nella stessa maniera della mafia che io contesto, che io lotto, che io contrasto. E allora come faccio a dire alle persone: voi non dovete credere al tizio di turno che vi dice qualcosa perché abbiamo lo Stato, e poi gli dico in faccia le domande con lo Stato che sta parlando? Dottoressa, lei è stata estremamente chiara, svolge la sua professione, ci stiamo conoscendo adesso, devo darle atto che lei svolge la sua professione in maniera molto puntuale e molto attenta, ponendo un'analisi critica di quello che è un malcostume ormai diffuso a livello nazionale. Ma la domanda non deve porla a me, perché io tutelo i diritti, o almeno è la mia professione, mi porta a tutelare i diritti del contribuente, in questo caso perché sono un avvocato tributarista. La domanda deve porla, come lei ha detto, ha invitato chi di competenza, ma deve porla a chi ha avuto in animo
di stendere un atto e dopodiché di renderlo efficace. Io le prometto che lo andrò a trovare direttamente. Con piacere. No, lo andrò a trovare direttamente lì con il mio operatore e con la telecamera e non potranno non rispondere. Assolutamente. E se non risponde dimostrerà che non vuole. Da parte mia io potrei esprimerle un giudizio come cittadino, certamente come avvocato, ma anche come uomo di legge. Anche come uomo di legge, ma avrebbe il tempo che trova, perché la domanda è estremamente diretta, estremamente precisa e pone un disagio ormai diffuso. Perché? Poi spiega perché i cittadini non credono più nella politica. E allora se noi siamo anche impavoriti di questo fatto che non crediamo più alla politica, ma non perché vogliamo un partito piuttosto che un altro, attenzione, ma perché l'idea che manchi la politica nel tessuto sociale, significa che mancano delle garanzie, che mancano delle certezze. E quindi questo è chiaro che quello poi spaventa. Quello che fa rabbia in tutto questo è che non c'è il dialogo. Lo so. È la mancanza di dialogo. Anche questa è la prova. Il fatto che non sono venuti, che non hanno risposto al telefono, significa che non c'è dialogo, perché il direttore, voglio sottolineare, il direttore di Mazzana, che io ho chiamato, è stato cortesissimo, mi ha dato anche Tomasini. Il cellulare, e appunto sì, il dottor Tomasini, lui sarebbe stato ben contento di poter intervenire e spiegare, ma questa legge che hanno fatto, anche queste cose hanno condito, succede anche ai medici, non gli permette di poter parlare perché hanno, vengono proprio, insomma, se parlano possono rischiare dei disciplinari non indifferenti perché non sono autorizzati. L'unica persona che poteva essere autorizzata era il commissario. Bravo. Quindi nei momenti in cui il commissario era autorizzato aveva il dovere, non solo il diritto, aveva il dovere di partecipare perché lui deve delle spiegazioni alla cittadinanza e a tutti quelli che glielo chiedono, perché nel momento in cui un giornalista ti pone delle domande e vuole sapere perché tu hai fatto una cosa, tu non ti puoi nascondere dietro la burocrazia, dietro le scartoffie, perché in questo modo è troppo facile. Poi dobbiamo chiamare sempre l'avvocato di turno, che però se non fosse stato come oggi in una trasmissione sarebbe rimasta una cosa occultata, lo sapevano quei 10, 20, 50, 100 agricoltori che hanno voluto fare queste, molti magari dicono vabbè alla fine per 200 euro mi metto a fare questa cosa, sì, per 200 euro, perché è una questione di principio, non è una questione soltanto economica, perché capisco che se hai 2 ettari di terreno alla fine sono 200 euro, tu dici vabbè uno in più, uno in meno, mi compro un paio di scarpe in meno quest'anno, ma non è così che noi dobbiamo ragionare, noi dobbiamo ragionare, dobbiamo ripristinare il diritto, allora se noi ripristiniamo il diritto è più possibile che cominciano ad avere paura, perché sanno che non hanno dei pecoroni che o perché vabbè per 200 euro non si va, per un altro motivo, e loro possono continuare a fare come gli pare. Per far sì che non facciano come gli pare, io ve lo dico perché voi siete dall'altra parte, quindi chiunque si volesse unire a questa protesta lo può fare benissimo, perché per far sì che questo non succeda bisogna avere il coraggio, la voglia, proprio il desiderio profondo di denunciare, perché solo attraverso questo strumento si possono ottenere una giustizia che non è solo per noi, perché diventerebbe riduttiva. È una giustizia che è per tutti, se no tutti quelli che sono morti per noi, che sono morti a fare, questo l'ho detto pure in tribunale qualche giorno fa, che sono morti a fare, cioè io mi sento pure in colpa, io penso che ognuno di noi si dovrebbe sentire in colpa per questo, quindi dobbiamo avere il coraggio, ognuno, ogni cittadino deve fare il proprio dovere. Mi scusi avvocato se ho tolto la parola, però questi sono concetti importanti, perché molto spesso in questa bellissima terra di Sicilia c'è un comportamento da parte di tutti, a me piace che qui abbiamo una stanza piena, non so se l'operatore può girare, magari vedere, perché sono venuti anche altri agricoltori a sostenere quelli che adesso sono qui seduti, proprio perché ci hanno creduto, è una battaglia a cui hanno creduto veramente, mi hanno chiesto con forza di voler fare questo. Comunque non si deve scoraggiare, dottoressa. Io non mi scoraggio perché c'è una forza incredibile, però non nonostante questo... Non si deve scoraggiare perché se più persone hanno deciso di impugnare gli avvisi di pagamento... Perché gli avvisi di pagamento si tratta e non di cartelle di pagamento, sì, al momento. Sono avvisi. Quindi sono avvisi di pagamento, hanno chiuso di impugnare gli avvisi di pagamento. Perché le cartelle vengono successivamente quando uno non le paga e passa un determinato periodo. Esattamente. Non siamo arrivati ancora a quello. No. Quindi si può fare tutto ancora, tutto il sì, mio. Ma anche verso la cartella di pagamento si può formare il ricorso. Ma ancora meglio in questa fase la massima tutela è anche dare una risposta chiara e netta ad una imposizione che è manifestamente illegittima. Per questo motivo, proprio in questi giorni stiamo provvedendo alla costituzione in giudizio, ci stiamo muovendo come studio per costituirci in giudizio perché abbiamo già notificato i primi ricorsi e stiamo costituendo in giudizio, adesso ci sarà un giudice terzo chiamato a giudicare su questa materia. Ovviamente
poi non è che non ci sia tutela o non c'è fiducia nelle istituzioni, è che bisogna intraprendere un percorso. Questo percorso è stato intrapreso da associazioni di categoria, Bio su tutte, Federagri, Confagricoltura, ci sono anche altre associazioni che si sono tutelate delle proprie associati, ma la cosa importantissima è che la domanda di tutela è venuta da ogni singolo utente. Anche chi aveva meno di un ettaro si è presentato per formulare il ricorso, perché come lei ben diceva, sì, ma io di fronte a 200 euro da un lato, il costo di un giudizio, l'attesa di un giudicato, cosa mi conviene? Impugno o pago presso il fianco che domani? Hanno deciso di impugnare. Ma non è 200 euro, perché parliamo di meno di 94 euro. Sì, 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 ma infatti è bellissimo, per questo testimone. Fino ad arrivare chiaramente. Che finalmente sta subentrando questo senso civico, perché io le ripeto, faccio questo lavoro da 30 anni, in Sicilia da 24, le posso assicurare che da quando sono in Sicilia purtroppo mi sento spesso dire vabbè ma lascia perdere, vabbè chi te lo fa fare, vabbè, che è una cosa che mi infastidisce tantissimo, perché, no, perché mi fa pensare ma come, proprio qui noi più di altri posti dobbiamo fare qualcosa, proprio qui dobbiamo partire da qui, questo deve essere il laboratorio del cambiamento nazionale. Utilizzando gli strumenti che ci ha pronto l'ordinario. Certo, non è certo che sono sparare le persone, ovvio, dobbiamo usare quelli che la legge ci dà come facoltà, certamente. Assolutamente. Bene, allora, lei mi dice come comune di Pietrosino che siete andati, quindi in qualche modo vi siete interessati rispetto a questo problema, avete sentito il problema dei vostri agricoltori e siete andati a parlare con l'assessorato, io so, a Palermo. E cosa vanno risposto? Allora, voglio fare una premessa prima di arrivare a quella riunione che c'è stata all'Assemblea regionale. Diciamo che nell'ottobre del 2015 già si paventava questa paura. E io per primo, in una riunione presso la CIA di Pietrosino, in sala della CIA di Pietrosino, ho manifestato l'urgenza, la necessità di poter fare un'azione forte di protesta contro questa volontà dell'amministrazione regionale, dell'assessorato agricoltura, e perché no, forse il principale, la colpa principale è di Baccei, che per ripianare tutte le malefatte, tutti i debiti, tutte le passività create e che potenzialmente ancora si creeranno in quest'ultimo periodo, devono essere ripianate chiedendo alla base più debole, cioè agli agricoltori. Ora questo è assurdo, questo è solamente assurdo. Però secondo me non è soltanto una questione di base debole o base forte, secondo me è proprio di improprietà, cioè come dice bene l'avvocato, tu non puoi chiedermi quello che non mi compete. Che io sia forte o che sia debole, questo poi lo studiamo. Cioè, non si può avere quella formazione culturale, fiscale, di fare dell'agricoltura una fonte di prelievo per ripianare determinate debite, a parte l'illegalità, che la cosa non è però possibile. Diciamo che deve emergere. Succede dappertutto, perché adesso scoppierà la bomba del fatto che vuole andare via, per esempio, apro un'altra parentesi, però chiudo subito, che vorrebbe andare via la Ryanair da Trapani, e c'è un problema con i gestori a terra dell'aeroporto che hanno dei debiti pazzeschi e che quindi anche per questo sta succedendo tutto questo. Io dico, ecco, è lì il problema. Quando uno fa qualcosa deve saperla fare, la deve fare nell'interesse della collettività. Io mi domando, ma porca miseria, ma non è una cosa bellissima poter fare una cosa nell'interesse della collettività? Tu sei la collettività, la fai nel tuo interesse. E quale collettività migliore c'è, quello del mondo dell'agricoltura e degli agricoltori, di quella classe operaria, di quella classe produttiva che mantiene, oltre a mantenere l'ambiente, la fertilità, la ricchezza, la storia, la cultura, e quella anche di avere reddito. Oggi assistiamo, lui l'ha detto in premessa, che i settori in crisi sono tanti, eppure l'agricoltura, pur essendo un settore ancora povero e che si stenta a sopravvivere, c'è qualcuno che ancora si avvicina all'agricoltura, al mondo agricolo. Allora salviamo, salvaguardiamo questo patrimonio culturale, salvaguardiamo l'agricoltura, salvaguardiamo questo territorio. In merito al settore. Anche se io non lo vorrei mettere sul piano del salvaguardia quasi come se fosse qualcosa di cui ci fate un favore. No, non è un favore, però se noi già in partenza parliamo dei mezzi distruttivi, già cioè in malafede, vogliamo distruggere, sì, però in realtà dico, non dobbiamo fare questo. Noi dobbiamo partire dal presupposto che
ogni nazione dovrebbe valorizzare le proprie produzioni per dare, come si dice, forza alla propria nazione, al proprio paese, e quindi non è tanto di valorizzare l'agricoltura e basta, pensavo che diventasse. Ma quale settore più importante e portante della provincia di Trapani nell'agricoltura? Se parliamo di Trapani, chiaramente possiamo parlare dell'agricoltura in modo particolare. Possiamo parlare tante, però l'agricoltura è un settore importante, storico della nostra economia. Ha portato la questo è indiscutibile. Ha fatto crescere tante persone, questo non c'è dubbio. Noi ci siamo. Comunque mi dice cosa avete fatto. Nel momento in cui siamo state ricevute lì in assemblea, premetto che non qua abbiamo avuto un quarto d'ora accademico di ritardo rispetto alle altre, lì abbiamo avuto 4 ore e mezzo, 5 ore di attesa che venisse l'assessore, che venisse il capo di gabinetto e tutto l'entourage politico. Sì. Dopo varie attese, l'appuntamento alle 9:30, ricevuta alle 2:15, tempo tanto per essere in fretta e andare a mangiare, questo significa che il problema forse si vuole risolvere 4 a 4, 8, dire 4 palline mammalocchine e andare via. Cosa hanno detto? Che c'è una situazione di bilancio, di ripagamento che non possono prendere. Si devono cercare altre fonti che ci sono, che qua hanno detto che dovevano rimediare nel breve tempo possibile, però ancora non vediamo niente, non c'è nessuna speranza, nessuna soluzione immediata. Per cui è un problema prettamente politico, soltanto politico. Vogliamo noi portare avanti l'agricoltura, vogliamo difendere questo territorio, vogliamo difendere la nostra produzione, perché questo è il problema dei consorzi di bonifica. Diciamo che sono dei carrozzoni. I consorzi di bonifica sono nati da associazioni di agricoltori e tale devono ritornare. C'è un principio. Loro, agricoltori, queste che ci ascoltano, queste che sono dietro le quinte, i consorzi di bonifica devono ritornare in mano a loro, devono essere loro a fare le decisioni politiche, le soluzioni fiscali, le soluzioni migliorative. Capito, però se lei me lo dice qua, tutto questo. No, l'ho detto pure lì in quella sede. Chi fa politica dovrebbe risolvere non tanto in quella sede, perché poi l'hanno già stabilito. Non si può gestire un consorzio di bonifica da gestione commissariale in gestione commissariale. Certo che il commissario non può venire qua, perché il commissario non è altro che un delegato politico dell'assessore che lo delega e deve stare dentro il binario. Che prenda il mese per fare questa cosa qui? Come? Che prenda il mese per scrivere 4 delibere a Spagna? No, non mi sono informato. Sicuramente queste andranno tutte a carico degli agricoltori che ricadono in quel bacino di utenza. Penso che vanno a carico di tutta la collettività. Questo sicuramente sì. Perché il mal funzionamento della regione va a carico di tutta la collettività, perché la regione di due cose sa fare. Continuare ad integrare personale perché dice va bene, non possiamo lasciare così e quindi da 6.000 ne passeremo a 10.000 e così continuando, che non è una politica assolutamente fattibile, e sa soltanto spendere i soldi in modo improprio, andando in vari posti gire o dando gettoni. Con suo permesso vorrei spendere le parole per dire io sono nato dal consorzio politica Vigge negli anni 70, dove il consorzio politica Vigge era il fiore all'occhiello di tutta la regione, dove il consorzio politica Vigge in mano al privato con la presidenza prima del notaio Barrese e poi dell'avvocato Sidoro Fazio hanno fatto famiglia, facevano servizi, facevano strade, facevano pulizia, hanno fatto dighe, hanno fatto impianti di irrigazione, hanno puntato anche sulla qualità. Se oggi noi in agricoltura dobbiamo puntare alla qualità grazie agli interventi irrigui, anche se l'irrigazione è un'irrigazione in soccorso, se noi non diamo acqua agli agricoltori, se noi non diamo acqua ai vigneti, non possiamo scontare, torniamo indietro di 20 anni, questa politica della qualità ritornerà sempre indietro, andiamo male, per cui sforziamoci tutti, facciamo il massimo affinché questo problema si deve e si può e si deve risolvere. Però capisce che in questa sede noi possiamo risolvere soltanto grazie all'avvocato il fatto delle cartelle, perché l'avvocato per via di legge ha questa facoltà e quindi risolverà il problema senza dubbio. Per quanto c'è tutto il resto che mi dice lei, rimane un problema politico, e il problema politico qui possiamo soltanto menzionare tutte le cose che andrebbero fatte e tutte le cose che mancano, e poi magari voi, sentendo gli agricoltori, sentendo chi sta in mezzo alla strada, come noi che insomma siamo con tutti i cittadini e sentiamo le loro mentele, potete prendere atto di tutto questo, quindi farne un bel bagaglio, e poi nelle vostre sedi competenti a politica, che manca purtroppo, dovreste fare in modo che le cose così facciano. La realtà è questa. D-
Signora, perché qui nessuno si assume le responsabilità, capito? Ognuno assumiamo, cioè, le nostre, sì, ognuno possiamo fare, tutti insieme possiamo fare. Ma ha capito che in Italia gli unici che risolvono i problemi sono gli avvocati e i magistrati? Perché gli avvocati devono difendere o attaccare qualcuno e i magistrati devono dare giudizi. Io non so come andrà a finire. Per esempio, una delle cose che può risolvere il popolo, il singolo cittadino, è al momento delle votazioni. Abbiamo visto a Roma, abbiamo visto a Torino, abbiamo visto in altre cose, è un momento opportuno per fare. Capisco che non è questa la regola del fare, è un problema anche legale e giudiziario. Penso che il cittadino ha tante regole per poter agire. Però finché noi continuiamo ad avere quelli che hanno stabilito chi doveva essere candidato, insomma, è molto relativo. Invece dovrebbe essere una rosa di 100 nomi per ogni partito e uno decide qual è la persona migliore. È un segnale forte. Questa è una bella protesta. Allora, Enzo De Donne, lei come associazione che tutela, insomma, gli agricoltori, ci proviamo. Che cosa state facendo e come pensate di muovervi, non soltanto rispetto a questo problema, che già, insomma, una mossa l'avete fatta, dato che l'avvocato è già partito con quello che doveva fare, ma cosa si può fare di più perché questo carrozzone, invece di continuare a essere tale, possa diventare invece un volano per dare quel contributo che possa aiutare loro a fare un'agricoltura più leggera? Quello che verrà è arduo stabilirlo. Una cosa è certa comunque. Noi da circa 6 mesi che andiamo non appresso a queste difficoltà, ma stiamo cercando di trovare il bando della matassa. E quindi, senza alcuna presunzione, abbiamo seguito gli agricoltori in forma spontanea, lamentarsi e appiattarsi a questo tipo di disposizione, e li abbiamo seguiti passo passo con tutta la vicissitudine che ha portato ai nostri giorni e soprattutto a quello che ha esternato l'avvocato Vigliano. Onestamente non volevamo arrivare a un percorso legale, pensavamo che probabilmente le relazioni sindacali e politiche potessero determinare un risultato positivo per gli agricoltori. Ahimè, senza voler puntare il dito nei confronti di nessuno, possiamo tranquillamente affermare che la politica su questa questione ha risposto picche. Abbiamo fatto inviti all'assessore e al presidente della regione affinché si facesse carico di questa difficoltà. Abbiamo incontrato il prefetto rappresentando questa assurdità e creando, voglio dire, una situazione di allarme anche nei confronti di Sua Eccellenza il prefetto per questi deliberati che partono, onestamente bisogna fare uno, partono dall'articolo 47 della legge 9 del 2015, dove la regione sostanzialmente, la legge regionale, dove decide, per le cose che sono state anzi dette, quando ci serve o cosa abbiamo bisogno, impone ai consorzi di chiudere i bilanci a pareggio. E soprattutto il contributo regionale che la regione elargiva per il funzionamento e lo stadio all'impiego dei consorzi, un taglio graduale partendo dal 2015 con una decurtazione del 10% fino ad arrivare al 2020 facendo azzerare sostanzialmente il contributo. Lì c'è il primo paradosso. Ma scusa, se lo metti tu politico questo con questa cosa, te lo paghi tu. Ma è un paradosso, il primo paradosso, gli agricoltori, tutta l'opinione pubblica deve essere chiaro a tutti, cioè una struttura consortile sulla carta, ma di fatto da 20 anni commissariata dalla politica, governata dalla politica della regione Sicilia. A propri vantaggi di voti? Voglio dire, con tutto quello che ci vogliamo mettere dentro, non si può permettere di fare un articolino dove dice io non ti do più soldi,
gradatamente per 5 anni a zero, arranciati, sostanzialmente dice questo ai consorzi. Il consorzio nella sua governance di commissariamento e quindi commissario, con la delibera 32 dell'ottobre del 2015, alla luce, visto e recepito, abbiamo la necessità di passiamo a 93-94 di diritto fisso per ettaro. C'è una cosa, un aumento del 400% dove non sta, non c'è la terra. Domanda, ma scusate, se è una struttura che governi tu, hai governato tu per 20 anni, con tutto quello che è determinato, non puoi scaricare adesso tutto sugli agricoltori? In maniera assurda, assolutissimamente, a prescindere se è costituzionale o non un aumento del 400%. Quindi su questo deve essere chiaro, sicuramente non sono stati gli agricoltori a determinare questi danni. Per essere chiaro, qualcuno prima di me diceva che nel passato i consorzi erano governati da organismi regolarmente eletti e sostanzialmente, siccome il consorzio è dei consorziati e degli agricoltori, gli agricoltori in questi ultimi 20 anni hanno avuto solo l'onore di pagare sia il tributo fisso sia quello per l'irrigazione del piano. Io completo per capire questo piccolo passaggio che lei ha messo. È fondamentale il fatto che lei dica regolarmente eletti, perché quando qualcuno è regolarmente eletto ne risponde. Quindi è importante Io mi riferivo agli organismi regolarmente eletti nel passato, negli ultimi 20 anni c'erano i consigli di amministrazione, c'era un presidente, c'erano le organizzazioni, c'era l'agricoltore dentro. Avrebbe dovuto rispondere perché sapevamo con chi andare a parlare. Invece nel momento in cui non si fa più questo, poi diventa anche impossibile trovare, come ha detto anche la quale non ci si può parlare, su questo onestamente ho dei dubbi, guardi. Su questo dei dubbi, fermo restando le difficoltà. Le difficoltà non li incontra in Sodetone neanche Federagri, la quale ha richiesto un altro incontro al signor prefetto per tentare di mettere assieme, come ha tentato lei, il commissario, le organizzazioni, gli agricoltori, le parti sociali, cioè voglio dire, non una questione di prima agenda, cioè allargare per trovare delle soluzioni. Ahimè, quella politica che ha determinato quella legge con quel voglio dire casotto, perdonatemi il termine, automaticamente è latitante nelle richieste anche che il prefetto sta cercando e tentando di fare, perché non si riesce a chiudere il cerchio. Io comprendo che lei giustamente le dichiara e parla di quelle, però io ho bisogno che le persone che ci ascoltano sappiano i nomi e cognomi di tutti. Quella politica si riferisce alla politica del 2015 o al 94? Io mi riferisco soprattutto ai governi che si sono succeduti negli ultimi 20 anni, i quali assessori alla assessori che si sono succeduti negli ultimi 20 anni hanno nominato di volta in volta 8 o 7 commissari per quanto riguarda i consorzi di bonifica in Sicilia, in maniera molto semplice, perché probabilmente è anche semplice parlare con 7-8 persone in ambito regionale, perché le nomine sono personali, non li faccio io chiaramente, e neanche ci sono organismi regolarmente eletti, democraticamente eletti dagli agricoltori con i consigli di amministrazione. Quindi il commissario è succube di un'indicazione politica. Rispondono direttamente. È chiaro. Il tentativo che avevamo fatto di trovare il bando della matassa in prefettura probabilmente andrà a vano, perché ci sono delle sordità a cui lei ha avuto riscontri e risposte anche in dirette, anche in questa assise, nel senso che qualcuno non ha risposto e non ha provveduto. Motivo per cui stavo dicendo, oltre di quello che avevamo fatto, abbiamo incontrato tutta la deputazione della provincia di Trapani, tutta, regionale e nazionale, nel tentativo di qualche disponibilità, aria fritta, financo gli incontri regionali, che sostanzialmente sono state delle farse. Dico, dobbiamo essere onesti fino in fondo. E allora c'è un grandissimo problema: se l'agricoltura non interessa più a nessuno, che si abbia il coraggio di dirlo. Io poc'anzi fuori nell'attesa ho fatto questa affermazione che per me è sacra. Se qualcuno riesce a smentirmi, io faccio un passo indietro. L'unica vera industria che avevamo in questo territorio provinciale era l'agricoltura,
e il vitivinicolo in particolare, tutto il resto erano contorni. Oggi, 2016, se il settore riprendesse la funzionalità degli anni 70, noi con un colpo di spugna risolvissimo anche i problemi di disoccupazione. Purtroppo, a prescindere, voglio dire, le questioni di mercato, a prescindere tutte queste angherie istituzionali, burocratiche, amministrative, non stanno più nel giro dell'interno. Lei chiama angherie, io chiamo abusi, che è diverso. È corretto il tiro. Motivo per cui, impotenti dal punto di vista demografico e politico di affrontare la discussione su binari, voglio dire, tradizionali, siamo stati obbligati a dire grazie all'avvocato Gugliani le vie legali per tentare quantomeno di stoppare, perché se quest'anno abbiamo un importo per ettaro di 93-94, il prossimo anno probabilmente ne avremo 150, perché la decurtazione regionale aumenta, non si ferma al 10%, diventerà il 20%, e siccome hanno bisogno sempre più di risorse, automaticamente. Questa è la prima tappa, perché la seconda, per una questione di carattere generale, cioè questo tipo di amministrazione dei consorzi a noi non sta completamente bene. Cioè dobbiamo capire, e non vogliamo fare guerra nei confronti di nessuno, assolutissimamente, perché si sta strumentalizzando a volte affermazioni o percorsi, assolutissimamente. A noi interessa che il consorzio ritorni ai consorziati. La gestione sostanzialmente passata non ci interessa. E dal 2017 il consorzio Trapani 1 ritorna ad avere gli organismi che devono ritenere e quindi diventano responsabili i produttori agricoli sostanzialmente nella loro organizzazione. Per fare questo, mi scusi, come vi state muovendo? Perché questo è il tema centrale. Perfetto. Cioè, allora, ad oggi, quello che sta facendo l'avvocato, perfettissimo, diciamo che è quello che serve in questo ad oggi, ma il tema centrale, perché sono questi problemi. Do solo questo spunto per una forma di correttezza anche nei confronti di altri. Si dice in gergo dialettico compagni di processione. Comunque, voglio dire. Di merende, dicono i giornalisti. Questo percorso per adesso è straordinario per tamponare questi avvisi di pagamento. Noi giovedì, già anche con Confagricoltura, abbiamo un appuntamento con i nostri professionisti e quindi anche con l'avvocato Augliaro. Ci riuniremo come organizzazione. Abbiamo già in mente un percorso che serve sia per quanto riguarda aumentare il peso dell'azione sul versante dei ricorsi e quindi dello stop degli avvisi di pagamento, ma anche per quanto riguarda la fase 2, che è quella più grande, più problematica e più difficile da raggiungere, cioè la governance degli agricoltori dei consorzi di bonifica. Degli agricoltori dei consorzi di bonifica. Io mi metto a disposizione come giornalista e come televisione. A nome di Federale affinché voi possiate di pari passo camminare con l'informazione, perché quando nella Coldiretti ci fu Giuseppe Campione, non so se lei l'ha conosciuto. Sì, potrei fare la storia dell'organizzazione. Il direttore che lei ha citato è ritornato a Trapani a fare direttore di questa organizzazione, che comunque non rimane l'unica organizzazione, perché se lei cita non Coldiretti, a me inizia a venire un po' strettina la cosa, perché le altre organizzazioni onestamente ce lo riconoscono gli agricoltori in merito a Federale per quanto riguarda, ma ognuno è proprio, non facciamo fughe in avanti. Il problema è la difficoltà è risolvere il problema agli agricoltori, il resto poi viene dopo, saranno gli agricoltori. Da Roma è tornato qui? Da Palermo. Perché lui è stato anche a Roma, so. Sì, ha avuto un incarico regionale. Ok, allora, sì, ha avuto un incarico regionale, ora sostanzialmente. Mi ricordo che con lui lavoravamo moltissimo negli anni 2000-2003, perché ci chiamava per ogni protesta, per ogni cosa, e questa amplificazione tornò al loro vantaggio. Dottoressa, sulla persona non mi scusisco. Sulla persona io ho ottimi raccordi e rapporti con l'amico Campione. E sull'organizzazione ognuno ha un proprio percorso, sostanzialmente c'è chi fa una scelta, chi ne fa un'altra, chi più o meno. Non voglio entrare in questo tipo di discorso. Assolutamente, neanche io. Anche perché io, oltre che giornalista, sono stata sempre imprenditore agricolo, imprenditore agricolo neanche coltivatore di diritto. Per questo ci troviamo bene. Non ho nessun interesse in capo con il coltivatore di diritto. Mi troverò naturalmente quando le farò la testa della però mi piace tantissimo quando le persone comprendono
che lavorare con, così come i legali, così come i magistrati, così come i poliziotti, con i giornalisti, è un modo per riuscire di più a far sentire la propria voce, perché in un territorio sordo, in un territorio cieco, in un territorio dove la politica purtroppo non fa la politica nel senso giusto del termine, che è una cosa meravigliosa, fantastica, se la si fa, è chiaro che più casse di risonanza si hanno per far capire dove sta il marcio, più si dà anche il modo al cittadino di liberarsi. Molto spesso il cittadino vota male anche perché le cose non le sa. È una propria responsabilità, anche la legge dice non ammette ignoranza, ti dovresti informare da solo. Però voglio dire, visto che ci sono delle difficoltà oggettive a che si informino da solo, chi ha la facoltà, la qualità, la possibilità di poterlo fare, lo deve fare. E noi ci mettiamo a disposizione, come questo io lo dicevo. Perché il mio principale interesse è proprio quello di dare la giusta comunicazione, dare la possibilità di dire io protesto, io denuncio, per questo, perché è così, altrimenti vagamente, insomma, lascia il tempo che trovo. E volevo sentire un secondo, poi ritorniamo. Volevo sentire un secondo Giuseppe Rallo, che anche lui è un agricoltore, che ha molto lavorato perché questo incontro di oggi riuscisse, infatti potrei considerarlo un mio collaboratore, e mi dica qual è la questione. La questione principale è quella che ho avuto aumentata la tassa da 23 euro a litro a 93-94 euro, quindi in una sola tornata ho avuto aumentata la tassa a 70 euro, quindi io non sono disposto ad andare a pagare questa tassa, quindi delogo il legale per bloccarmi l'avviso di pagamento, in quanto spero che la giurisprudenza abbia un risultato positivo per gli agricoltori. Io sono convinta, perché dal momento che sta proprio fuori ogni principio, voglio dire, perché la legge ha delle regole, non è che si può andare oltre. Anche se c'è l'interpretazione, poi che porca miseria a volte. Però onestà intellettuale, il giudice è sempre terzo. È chiaro che nell'esperire un ricorso, nell'eccepire, come le domande del giudice, ognuno le argomenta in proprio diritto. E chiaramente non si va se ci sono avanti, le giuste argomentazioni non si va avanti così giusto per amore di battaglia o quant'altro. Ovviamente sensazionismi non ne cerchiamo, almeno per quanto riguarda me stesso. Mi sono pregiato di essere stato invitato a questa trasmissione, sono molto seguita, mi è stata data l'opportunità di spiegare in breve sintesi quali sono i vizi che si realizzano con l'avviso di pagamento. Certamente però questo fa il collante con quello che lei sta dicendo, non voglio fare la sintesi per carità, però e non voglio rubare la parola all'amico Giuseppe Rallo. Il problema sta in questo, che è 20 anni di commissariamento politico, perché il commissario è nominato praticamente, 20 anni di commissariamento politico, un rallentamento progressivo nei servizi resi a favore dei consorziati. Rete idrica pessima. L'assessore poc'anzi citava interventi degli ultimi presidenti che erano in carica eletti, cioè il sistema del controllo idrico si regge su interventi di poco 20 anni fa, quindi significa che in 20 anni non è stato fatto un intervento nuovo, anzi siccome sono trascorsi 20 anni la ricerca scientifica, abbiamo un periodo, quindi possiamo chiederlo lui stesso direttamente, in 20 anni la ricerca scientifica non avanti piuttosto che indietro. È facile che i costi, che 20 anni fa sicuramente erano esosi, ma si potevano in un certo senso sostenere perché l'economia era diversa, questa ora potrebbero essere anche ridotti con un efficientamento energetico, un efficientamento idrico. Tutto questo a chi spetta? Spetterebbe agli organi statutari. Quindi le parole dell'amico Enzo Deion, rimettere le chiavi in mano ai legittimi proprietari e captare fondi comunitari, stornarvi a favore dell'agricoltura, di un comparto importante economico della provincia di Trapani, perché c'è ognuno di loro porta beneficio. Poc'anzi in una battuta felicissima amico Enzo diceva: attenzione, noi risolveremmo immediatamente il problema della disoccupazione se solo ci fosse un corretto impiego nei campi. Allora, come lei diceva in apertura, ripeto, non voglio avere la sintesi della trasmissione, però sta di fatto che dobbiamo iniziare a dare voce ai singoli proprietari. Singoli proprietari attraverso i ricorsi, attraverso le azioni delle associazioni di categoria, attraverso magari anche la divulgazione a mezzo stampa, perché c'è una presa di coscienza.
basta. Che ci siamo tutti gli altri. Io posso dire il mio piccolo osservatorio, la presa di coscienza è in atto, punto. Poi che cosa finirà, dove si finirà, questo sarà poi le poste di dare un giudizio. Intanto si sta partendo, si sta partendo. Da precisare, l'acqua viene erogata solo un mese l'anno, che di norma dovrebbe andare da aprile a ottobre, con rischi che non si irriga. Il vigneto io lo devo irrigare ora, adesso, in questo periodo, invece no, se ne parla ad agosto o quando la linea è attiva. E questo non è un sistema da portare avanti, un sistema deve essere seguito nella misura giusta. Se io ho bisogno d'acqua in questo periodo, io la devo avere, se devo pagare questa tassa di 93 euro. Se io non ho l'acqua in questo periodo, la tassa non la posso pagare. Perché se poi posso fare solo... Ma l'acqua ci deve essere nei momenti in cui serve. La cultura che cioè, posso fare... siamo quasi a ridosso di quando va raccolta l'uva, pago... perché da voi l'uva si raccoglie molto pago... prima che da noi. Pago un servizio e prendendo che il servizio ce l'ho in base alla mia richiesta. Poi perché... posso pagare un servizio e averlo offerto quando, voglio dire... la struttura è io pago e tu me lo dai quando mi serve. E se io ho la gran parte di terreno questa è la parte dell'offerta e la domanda per precisione l'ultima idea progettuale valida del consorzio degli agricoltori riguarda l'invaso di Baiada nonché di Paceco in termini di idea e inizi lavoro dopo 20 anni. Si sta utilizzando parte di quell'acqua, ma di fatto ancora la canalizzazione e tante altre cose non sono state completate. Ho capito. Allora, Giuseppe Marino, lei come agronomo e come agricoltore, cosa pensa che si possa e si debba fare? Io sono stato molto contento nel leggere la programmazione 2015-2017, dove per il consorzio Trapani 1 c'erano 72 milioni di euro. Con questi 72 milioni di euro dovevano rifare il nono fatto, cioè 18 chilometri di tubi, dovevano fare manutenzione, acquisto di macchinari, acquisto di beni strumentali, acquisto di mezzi per poter fare i lavori di pulitura dei canali, sì, certo, che sono praticamente, e tante altre cose. Di questi 72 milioni di... I canali ve li pulite da soli, insomma? Sì. Vabbè, pure noi facciamo sempre quindi così. Quindi si intasano facilmente, sì, con sì, le canali, sì, la luce, quindi se sono delle inondazioni. Ci dovevano riparare tutte le perdite d'acqua, perché se lei fra qualche settimana, speriamo che ci danno l'acqua, lei fa un giro nei feudi nostri, le vede dappertutto che ci sono, che è un colabrodo, che ci sono proprio delle perdite che all'altro arrecano danni ai terreni, diciamo, dove vanno a defluire quest'acqua. Forse perché si chiamano delle fosse. Esatto, e quindi quest'anno si creano dei danni. Sì, sì. Questi danni poi il cittadino chiaramente va dal suo legale, fa richiesta, il consorzio continua a pagare questi, a risarcire questi danni, risarcire in qualche modo. Comunque, ero molto contento di questo. Di questi 72 milioni di euro, nella programmazione 2015-2017 non si è visto niente. Cioè, come li hanno messi, posso scomparsi? Come sono messi? C'è un programma molto dettagliato, fatto molto bene. Ma quello serve perché serve mettere a posto le gatte, lo sa? Certo, no? Poi dopo sono stornate. Probabilmente sì. Dopodiché è uscito invece quello che effettivamente non doveva uscire, che era quello di fare pagare gli stipendi agli agricoltori. Noi non possiamo pagare gli stipendi agli agricoltori, a quelli del consorzio, perché materialmente non ci danno un servizio, ma anche se loro poverini si mettono a disposizione, il problema è che hanno delle difficoltà serie nell'elargire l'acqua. I nostri agricoltori, compreso io, quando vado al consorzio a chiedere la bocchetta, perché si chiede la bocchetta per poter irrigare il proprio campo, non te la danno subito, perché hanno la bocchetta. La bocchetta di aprire l'acqua per il luogo dove si deve irrigare. È una chiave che ti quindi la chiave che ti dà la sinistra, dove tu puoi irrigare la tua particella. Di conseguenza, sì. Ecco, di conseguenza che si crea un,
un malcontento generale, perché ogni agricoltore che ha tante altre cose da fare deve andare 5, 6, 10 volte, poi magari quando tocca il suo turno succede che praticamente una, viene fuori un problema di tipo scoppia un tubo centrale, di conseguenza aspetti 8 giorni eccetera eccetera. Dal punto di vista agronomico è una situazione è angosciante e sconvolgente. Dottoressa, è di una, se vede lei, ma secondo me voi non solo non dovreste pagare le società del coso, ma dovreste pagare un risarcimento d'anni, cioè proprio chiedere veramente un risarcimento d'anni, perché in tutto questo periodo che hanno fatto tutte queste serie di cose voi potete dimostrare quanto avete perso nel raccolto, perché si può dimostrare benissimo quanto produce un vigneto irrigato da un vigneto non irrigato, cioè è evidente, no? Sì, sicuramente questi calcoli sono stati sempre fatti, però sanno loro che materialmente non ci ribella nessuno. È lì il problema. È la denuncia, che in questo caso è una denuncia amministrativa fatta con l'avvocato che va lì e richiede le cose, però io oltre a questa, chiederei proprio di andare oltre, di dire ma questi consorzi quanti danni, oltre a quel pagamento che la legge non me ne darebbe facoltà, e ve lo dimostro come diceva l'avvocato, i termini, l'articolo 8 eccetera, ma per quanto concerne i danni che voi ci avete arrecato e il mancato ricavo, questa è un'altra questione che lei non mi tiene in atto. Forse ci manca, no, cioè a noi non ci manca, ma per l'amore della precisazione ulteriore, irrigare con 8 giorni di ritardo un vigneto non è il finimondo, ma immaginiamo tutti i produttori di colture ortive, mi riferisco ai meloni, il ritardo di 8 giorni significa perdere le spese di impianto e quindi sostanzialmente una produzione, perché è strategico. Si vive sempre nell'ansia e nel dubbio, nella preoccupazione. Assicurare la cultura. Probabilmente a sostegno di quello che si è detto, quanto si sono costruiti questi consorzi di bonifica e i bacini, e di conseguenza il comprensore irriguo, e tecnicamente hanno diviso questo comprensore irriguo, che so se è quella della diga Domenico Rubino, e da 3.500 ettari, l'hanno diviso in comizi. Allora rete tutta intubata, rete tutta in pressione. Successivamente a questo, e diciamo siamo nell'epoca della gestione diretta degli agricoltori, dove avevano la responsabilità, l'amabilità, l'urgenza nella gestione proprio tecnica, giusta ed economica soprattutto, e c'era l'irrigazione a scorrimento. Poi successivamente gli agronomi, i tecnici, noi tecnici, abbiamo scoperto l'irrigazione a goccia, per cui anche la situazione irrigua si doveva, era perfezionata dei comizi, 2 litri al secondo, 1 litro al secondo, problemi. La gestione commissariale, da quel momento in poi, la gestione commissariale, questa situazione ha creato la non manutenzione della rete irrigua. Ecco perché a distanza di 15-20 anni abbiamo la diga Domenico Rubino, abbiamo delle Molelle, abbiamo Alto e Medio Belice per parlare fuori della nostra provincia, abbiamo un problema di collaboro generale. Abbiamo un problema di spese enorme, abbiamo un problema di passività e abbiamo la mente grigia politica, la mente grigia del bilancio di poter intervenire e ripianare queste magagne, queste lacune facendo pagare agli agricoltori. Tutto invece i danni che hanno creato queste gestioni, che hanno pensato solo ad una situazione di emergenza e non alla manutenzione, come fa un buon padre di famiglia per la sua abitazione, per il suo giardino, per il suo vigneto. Ecco qui i danni sono veramente enormi, i danni che si proiettano e che non finiranno mai. Ma voi come associazione di categoria siete in grado di essere coesi nel portare avanti una battaglia unitariamente? Guardi, per brevità e per evitare, perché magari a volte mi faccio prendere la mano, mi limito a due righe. Sono pronto. Questa è una comunicazione o una richiesta che abbiamo fatto al Presidente della Regione e all'Assessore regionale dell'Agricoltura. Lascio la parte iniziale. In considerazione di quanto sopra esposto, la scrivente organizzazione, parla federale chiaramente, ascoltato,
chiede alle signorie Poste e Lussittime la convocazione di un incontro, preferibilmente allargato a una rappresentanza di agricoltori, alle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, ai direttori e ai commissari dei consorzi di bonifica, affinché si possa affrontare in maniera responsabile, bla 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 bla. Cioè, non ne facciamo, voglio dire, una questione egoistica e diciamo personale e partigiana. Cioè, qua il problema riguarda tutti gli agricoltori della provincia di Trapani. Non stiamo tentando di dividere, stiamo tentando di metterci tutti assieme. Al prefetto abbiamo richiesto un incontro collegiale con tutte le altre sigle. Oggi dobbiamo dire che c'è un gruppo, e abbiamo anche esternato, oltre a Federagri, abbiamo Confagricoltura che sostanzialmente stiamo camminando e viaggiando, e dopodomani avremo un incontro per determinare anche le scelte strategiche da porre in essere per tentare, voglio dire, di fare il secondo step. Mi risultano che altre sigle si stanno attivando. Se domani effettivamente riuscissimo a convergere complessivamente su questa questione, sarebbe sicuramente una gran cosa per gli agricoltori, in modo che la richiesta è unanime. Mi auguro che possa questo avvenire anche nel contesto della politica con la P maiuscola. Io prendo atto delle richieste o dell'esternazione dell'assessore allo sviluppo attività produttive di Petrosino, mi auguro che lui possa anche generare nei suoi colleghi, perché sostanzialmente poi è la politica che decide dei tempi. Ma lo spirito dei commissari all'inizio, perché il primo commissario, era quello di portare all'amministrazione ad un'elezione. Allora il problema dell'elezione era in funzione della superficie diretta alla cultura, cioè dire, i voti erano ripartiti in base alla cultura. Questo era il problema. Bisogna puntare la strada maestra, è questo. E mentre speriamo che provvedimento che dice che tutto dovrebbe ritornare in mano agli agricoltori e che effettivamente si dovrebbe passare da 11 consorzi a 2 consorzi, e praticamente quelli che riguardano la parte orientale e la parte occidentale della Sicilia, e mentre questi guadagnano un sacco di soldi, perché ho sentito stipendi tra i 4.000 e i 7.000 euro per vari tipi di tipologia di dirigenziali, più tutti i dipendenti, voi capite bene che cosa sia tutto questo. E continua a esserci il problema che questi agricoltori sono costretti a pagare queste cartelle così esosamente gonfiate, e che poi appunto non hanno i servizi che di cui hanno bisogno, come abbiamo detto. Il problema dell'acqua sussiste, perché ancora l'acqua non ce l'hanno, e di fatto a questo periodo già si doveva annaffiare le culture. Come ho detto bene, ci sono anche vari tipi di culture, perché magari la vigna, bene o male, se la annaffi tra 10 giorni, 15 giorni può anche andare, ma chiaramente non può andare così per tutti i tipi di culture che sono più fresche, come possono essere, i cocomeri, non li chiamiamo cocomeri, li chiamiamo meloni, oppure i meloni, che noi chiamiamo meloni un altro tipo di frutto, è questo quello che chiamiamo melone giallo, noi invece quello arancio. E poi praticamente per quanto concerne anche pomodori, insalate, tutta una serie di coltivazioni che necessitano di acqua e abbondantemente, tra l'altro. E quindi mentre tutto questo ancora è una pia illusione, noi continuiamo a protestare con la speranza che, oltre a quello che riuscirà a fare l'avvocato, che è quello in termini di legge, per quanto concerne le cartelle, quindi chiunque di voi avesse queste cartelle, volesse avversione a queste cartelle, potrebbe farlo con il nostro avvocato, ma con un altro avvocato, quello che vi pare a voi. L'importante è che abbiate la volontà di contrastare, perché diciamo che la battuta più siamo meglio siamo, no? Che è un programma simpatico della RAI, è veramente vero, più si è e meglio è, perché se il cittadino si sveglia, se il cittadino comincia a capire che ha dei diritti, anche ha dei doveri, ma che ha dei diritti e che questi diritti gli spettano, e allora può darsi che dalla base si rimetta a posto. Si dice sempre che diciamo che il pesce puzza dalla testa, ok, però se noi vogliamo fare qualcosa, dal momento che loro non sono capaci, dimostriamo noi che vogliamo questa legalità, che vogliamo questa omogeneità di politica nel territorio,
dove appunto il cittadino non venga vissuto come il pollo da spennare, ma appunto un contribuente come tanti per far crescere in modo positivo la collettività, denunciate e fate avversione alle cartelle. Insomma, esistete, è importante esserci dentro le cose, non siate passivi. Come facciamo a continuare a parlare il nostro rappresentante della Federagri, che stava finendo un ragionamento? Sì, vabbè, io un ultimo, così, un'ultima chicca per quanto riguarda fatti di questi ultimi giorni, riguardano forme di imposizione da parte del consorzio agli agricoltori per quanto riguarda il pagamento di arretrati o degli avvisi di cui si tratta, rigatti, in quanto chi non paga automaticamente non può né prenotare né richiedere ulteriormente servizio vivo. Penso, ne hanno facoltà di poterlo fare? Questa è una provocazione. Questa è una provocazione, però è importante. Infatti, perché se è una provocazione che non hanno facoltà, non solo non accettate, pretendete, quindi denunciate ancora di più, ma soprattutto io dico, ma questa è un'estorsione pura. Ma io infatti volevo informare nel dire che in ogni caso non accettate nessuna proposta adesso del consorzio, perché conosciamo anche le proposte che stanno facendo le proposte sono molto semplici: di rateizzare, iniziare a pagare il prequesto con una forma di rateizzazione in modo che possono l'importante è che iniziate a pagare. E allora l'invito è per adesso di stoppare per qualche giorno, perché anche lì Federagri, Confagricoltura, assieme e grazie soprattutto all'ausilio dell'avvocato Gugliano, metteremo in essere delle azioni legali a supporto e a superamento di questa difficoltà, perché per noi è un soprusso. Sì, giusto per fare sempre chiarezza, perché sì, sarà anche un'informazione. No, è giusto, se no che ci sta a fare. Si sta verificando un triste fenomeno che si sta verificando tra fine maggio e primi di giugno, proprio con la necessità da parte di certe colture, ortio soprattutto, di avere l'approvvigionamento vivo immediato. Bene, purché si sia in regola con i pagamenti fino al 2014, l'acqua aspetta. Perché non si è morosi, come è rappresentato da chi eroga l'acqua, sol perché non si è deciso di impugnare l'avviso di pagamento per l'anno 2015. Perché l'oggetto del contendere è limitato al contributo fisso richiesto per l'anno 2015. E non a quello dell'acqua. No. Contributo fisso che è dovuto per far funzionare la rete irrigua. I malfunzionamenti di cui parlava l'assessore, di cui parlavano il dottore Rallo, il dottore Dedone dottore Marino, sono dovuti alla mancata manutenzione della rete irrigua, che è finanziata con il contributo fisso degli agricoltori. Quindi significa che quei 22 euro ad ettaro, adesso 94 euro richiesti, siamo per coprire quelle falle della conduttura che rega gravi danni. Dove sono finiti questi soldi? I bilanci parlano, ok? Ma in ogni caso, quando si chiede l'acqua adesso, non si è morosi se non si è pagato il 2015, per un'ovvietà, perché siamo di fronte ad avvisi di pagamento, non cartelle di pagamento. Si può essere morosi per legge solo dopo aver trascorsi i termini dalla notifica della cartella di pagamento, perché gli avvisi di pagamento non sono notificati, sono inviati con postalizzazione massiva. Pertanto non si può ritenere moroso il soggetto destinatario dell'avviso, perché tra l'altro non si può avere neanche contezza che questo soggetto è stato raggiunto dall'avviso di pagamento. Perché? Perché la posta è una posta ordinaria, può raggiungere l'indirizzo o non può raggiungere. Non è raccomandata. Quindi non hanno contezza alcuna se il soggetto è stato raggiunto dall'avviso di pagamento o meno, giusto? Bene, da qui. Mi piacciono questi cavilli. No, non è il cavillo, è l'ovvietà, dico. È di fronte all'ovvietà o no? Allora, però sarà bellissimo. È di fronte all'ovvietà. Non a caso l'abbiamo scelto come avvocato. Sì, no, giusto che uno guardi tutti questi piccoli dettagli. Ma dico, se poi vogliamo scendere nel tecnicismo, se mi permette, ma proprio per essere un attimo ancora più precisi. Il regio decreto del 33, quando
con quale fu istituito il consorzio e le procedure di finanziamento del consorzio, agganciarono l'esazione dei contributi, sai che cosa, nel 33, al ridurre le imposte dirette, micidiale. Il problema è che dal 33 al 73 sono trascorsi 40 anni. Nel 73, con il DPR 602 del 73, è stato riformato ed è attualmente vigente il sistema di riscossione delle imposte dirette e indirette. Ok? Quindi, e la riscossione può essere su due basi, o volontaria o coattiva. Se è volontaria, io pago quando vado a pagare, solo se sono decorsi i termini da quella scadenzata a termine fisso, e qui non c'è un termine fisso, si passa a quella coattiva. Quella coattiva, se non si paga nei termini previsti della coattiva, si è morosi. E allora, di fronte a cosa siamo? A un avviso di pagamento che non rientra nella previsione legislativa, ma è un favore che la gente della riscossione fa all'erario nazionale, invitandoti, ricordandoti di pagare. Un amichevole ricordo. Un amichevole ricordo. Un recall. Se prima paghi meglio. Vogliamo dirlo in inglese? Un recall. Ti ricordo che devi pagare. Ma quando è che tu dovrai effettivamente pagare? Con la notifica della cartella, infatti parliamo di notifica cartella. Quindi sarai moroso dopo il decorso del termine per il pagamento della cartella. Chiedere oggi. Detto lei. Chiedere oggi questo è obbligatorio. A me dire le cose mi dispiace, perché non, con questo non è che vuoi dire una cosa. È obbligato. No, non è questa. È la battuta era contro loro. È obbligato vero e proprio ed è veramente sconvolgente questo arrivi da un ente che dovrebbe essere a servizio degli agricoltori, non a disservizio, eppure con un atteggiamento un po' mafiosetto, scusate. Però a me queste cose danno veramente fastidio, perché quando si parla di cultura mafiosa, ecco, questa fa parte di un comportamento di cultura mafiosa. E io ce lo infilerei dentro, perché in una società come la nostra, dove la cultura mafiosa è perneante, mi sembra che nelle strutture stia entrando, e questo è pericoloso. Secondo me è una strategia, perché hanno capito che in Sicilia una strategia criminale. Diciamo criminale, perché hanno capito che in Sicilia si fa prodotti buoni, cominciando dalle culture attive. In Sicilia hanno capito che si fa il biologico e si fa bene, e siamo una delle regioni, anzi la regione che ha più grazie. Che fa? Allora per questo va contro gli stessi siciliani? Hanno capito che il punto debole è l'acqua. Dottoressa, noi siamo di fronte all'impoverimento dell'acqua, perché piove sempre meno, sta salendo sempre il deserto, sta salendo, siamo di fronte invece di crescere, gli acciai si stanno sciogliendo, invece di crescere in questo punto costruendo dighe, ammodernando basterebbe invasare il 2% delle giornate meno piovose. Allora, figuriamoci quando piove. Credo che sia una cosa studiata, perché se non capendo il punto debole nostro è l'acqua, perché da qui a poco si fanno i migliori vini, si fanno in Sicilia. Perché non abbiamo più paura degli enologi che ci sono al nord, perché noi abbiamo degli enologi fantastici, abbiamo delle attrezzature importanti. La regione, in qualche modo, la comunità europea ha supportato queste spese nelle cantine. Che senso ha altro punto? Lei parla di rinnovamento. Io parlo di rinnovamento, cioè siamo all'avanguardia, abbiamo raggiunto il top di tutto, cioè non ci sono più qualcuno che si può venire a dire te lo dico io come si fa questo, no, perché siamo maestri anche nel fare questo, non è un vanto, è una situazione, è una realtà. E allora a questo punto posso pensare in malafede, probabilmente, la mia, poi un atteggiamento di qualche modo, non so, studiato per dire, so il punto, il momento, il punto loro strategico di debolezza è l'acqua, io gliela faccio pagare, fino a che loro non lo possono pagare, loro abbandonano e quindi il biologico si perde, i buoni vigneti si perdono, la nostra... Anche perché, questo me lo fa dire anche... Ma è una svendita del territorio a vantaggio di cosa? A vantaggio, guardi, lei deve pensare una cosa, che... No, perché una volta mio padre, 50 anni fa, diceva, e poi gli anni il ministro aveva ragione, stiamo svendendo l'agricoltura con la Fiat. E ha dominato, perché 50 anni dopo i fatti hanno dimostrato che effettivamente la Fiat se n'è andata fuori e l'Italia lascia tutte le zone con tutte le persone a casa, creando tutto il problema che ha creato non è da poco. Capisco che tu dici ma io sono un'azienda privata, insomma sei un'azienda privata molto sostenuta dallo Stato e quindi non te lo dovevi permettere, quindi intanto ci infilo qualche cosa, però purtroppo sono quei nodi che servono a capire come il nostro paese ha ragionato in termini di politica, che non è stata mai una politica a tutela delle proprie risorse, perché noi non abbiamo un sottosuolo. Dove
particolare, noi abbiamo un suolo particolare, quindi avremmo dovuto dare importanza a questo, quindi dare più importanza a questa industria che doveva fare delle macchine e poi non ci aveva prodotto Ma la Fiat tutto sommato non ha prodotto male, però col tempo sì, quello che dice il dottore Marino però si innesta in un quadro più generale. Certo, atterrisce il pensiero che sull'esercizio dell'erogazione dell'acqua si perpetrano strategie perverse, ma sta di fatto che è un non senso se da un lato attraverso finanziamenti europei veicolati dalla regione siciliana o meno si è riusciti a portare a un livello ottimale, una standardizzazione qualitativa alta, certo, l'industria enologica, agroalimentare, Trapani era la provincia più abitata d'Italia, Trapani era presente in tutte le kermesse internazionali, dall'altro però si toglie l'acqua. Ma che acqua è? Ci siamo chiesti. Si toglie l'acqua, cioè dire, si tolgono questi invasi. Cioè si tende alla fare a tanto. Aspetta, Rolex stava chiedendo che tipo di acqua. Io mi pongo un'altra domanda. Che tipo di acqua è? Che acqua è? Perché? Se scorriamo le spese, ma questa è un'indagine che lei dovrebbe fare poi per conto nostro, così anche un organismo di inchiesta. Ma hanno fatto ultimamente l'analisi dell'acqua che viene distribuita quando arriva? Perché c'è un problema. Prima deve essere distribuita. Il problema sta anche, mi permetto, sono anche agronomo, non solo, anche, soprattutto agronomo agricoltore. Il problema dell'acqua, questo aumento di temperatura a livello globale, ci porta ad una certa salinità. Anche. Questi consorzi di bonifica, nel momento in cui non viene a funzionare la giusta rete irrigua, l'agricoltore nel momento in cui deve dare un certo volume di acqua per estrarre coltura, si trova ad affrontare anche un problema di tecnica di irrigazione. Sì. E quando questa tecnica di irrigazione viene ostacolata da un giusto calendario di distribuzione, cioè di orario di distribuzione, irrigare a mezzogiorno ed irrigare a mezzanotte c'è molta differenza. Il problema della sanità ci colpisce appunto quando noi andiamo ad irrigare in ore solare e quando qua il sole picchia e picchia per davvero. Il problema ritengo di carattere globale, allora, se vogliamo che l'agricoltura possa resistere ed insistere e durare e mantenere, dobbiamo portare avanti anche la ricerca. Questi consorzi di bonifica che prima facevano ricerca e che ora da 20 anni a questa parte non fanno più, perché ci possiamo ricordare qua agricoltore ce ne sono, quando questi agricoltori venivano seguiti dai tecnici nel volume di adattamento, nell'ora di irrigazione, nel periodo dell'invaiatura bisogna dare o non dare acqua. Oggi queste cose non ci sono più, per cui è necessario rivoluzionare, ricambiare il problema dei consorzi, delle leggi. Quindi praticamente loro chiedono tutti questi soldi a monte e vi fanno anche questo tipo di ricatto per poi non dargli l'acqua nei momenti indicati. Visto che la rete irrigua è un colabrodo, non si può attuare che fa quel calendario di distribuzione. Anche perché non ci sarà nessun giudice che potrà dare. Anche perché l'acqua, vista così la questione. L'acqua nei vigneti e l'acqua nei vigneti ai fini produttivi è vietata. In Sicilia. Irrigazione di soccorso, viene chiamata, bisogna chiamare. Si può irrigare solo con irrigazione di soccorso. Soccorso significa con la differenza geografica che abbiamo, quindi delle uve internazionali, tipo lo Chardonnay, il Pinot, questi hanno bisogno fra qualche settimana di avere acqua. Se noi gliela diamo fra un mese, non serve più perché la pianta è andata distressa, la qualità dell'uva è peggiorata, la trasformazione degli acidi in zucchero non avviene, di conseguenza nella bottiglia ci mettiamo sui pezzi e quindi abbiamo perso quel mercato. Siamo in diretto d'arrivo. Esatto, perché i francesi in questo momento, glielo dico perché conoscono la problematica, hanno paura della regione Sicilia. E io per questo. I francesi hanno sempre avuto paura. I francesi hanno avuto sempre paura. Non ci dimentichiamo quando ci buttavano le botti di vino per terra. Esatto. Perché loro, a differenza di noi, la guerra la sanno fare. Non hanno paura delle vigne del Trentino. Non hanno paura. Proprio letto, documentato, hanno paura dei vini siciliani. Io lo posso dire perché certo, perché gli sociali sono quelli che hanno più alto grado. Mi auguro che voglio dire questo pensiero o questa ipotesi
rimanga tale. Mai me lo auguro. Mi auguro che rimanga tale, perché è difficile dimostrarlo oggi, ma la gravità avrebbe conseguenze. Io penso ad oggi che il problema è della coperta, che è diventata troppo corta in termini di bilancio regionale, motivo per cui bisogna aumentare il carico. E vale anche per i tributi locali sostanzialmente, perché siamo passati dall'ICI all'IMO, all'IUCO, alla TARI, cioè ormai le persone non comprendono più nulla perché la terminologia, ma soprattutto è una tecnica sopraffina, perché si cambia il nome per aumentare il tributo e non si ha il coraggio di dire rimane ICI però si paga di più, e allora se ci cambia il nome sostanzialmente e si innalza il tributo. Quest'anno probabilmente abbiamo avuto il regalo dell'IMU agricola per gli addetti professionali esentata, e per la TASI probabilmente le amministrazioni locali, quindi gli enti locali, se devono chiudere il bilancio in ammanco di qualche altra cosa si devono inventare. È giusto, c'è un amministratore, lo stesso dicasi sostanzialmente quello che ha fatto la Regione Sicilia, perché aveva bisogno di chiudere il bilancio, non ha potuto più foraggiare questi enti sponsorizzati e governati dalla stessa Regione Sicilia automaticamente. Allora, gli agricoltori hanno sempre pagato e vogliono continuare a pagare per quello che è giusto. Aumenta del 400% anche i babbi scemi, voglio dire, rifiutano un'imposizione del genere. Va bene, noi dobbiamo chiudere, perché chiaramente la nostra sessione è stata lunghissima, abbiamo cercato di affrontare il problema in tutte le sue sfaccettature, e quindi vi ricordo che c'è la possibilità di fare un ricorso per quanto concerne queste cartelle che sono aumentate di 4 volte, e che vi dico di farlo, perché è una questione importante di principio, e per far sì che voi abbiate più voce in capitolo e che si comprenda che l'agricoltore non è quella persona a cui tutto gli può essere calato dall'alto, e che se lo bevo, se lo mangia, come loro vogliono, e alla fine, calando la testa, un po' tipico anche del territorio siciliano, cala la testa con facilità e si riesce ad ottenere tutto quello che si vuole. Non è così. Il cittadino deve imparare a essere cittadino. Cittadino significa avere la possibilità di potersi esprimere, di poter riconoscere e conoscere quali sono i propri diritti e di difenderli con tutti se stessi, quindi attraverso le vie legali, naturalmente, perché non ci sono altre vie. Noi ringraziamo i nostri ospiti per essere stati con noi, ma speriamo di poterli riavere dopo, magari o perché la questione prende una brutta piega e quindi rincalziamola, o perché magari la questione ha preso la piega giusta e quindi abbiamo risolto il problema, e diciamo che appunto manteniamo il nostro appoggio giornalistico nei confronti di tutta l'agricoltura del territorio, perché sappiamo quanto è importante per questo territorio che funzioni e vada bene, e soprattutto perché fare giornalista significa stare dalla parte dei cittadini e quindi anche degli operatori. Ringrazio quindi Enzo Daidone della Federagri, l'avvocato Massimiliano Agugliaro, Giuseppe Rallo, un agricoltore, e ringrazio Luca Badalucco, che rappresenta come assessore alle politiche produttive il comune di Petrosino, e Giuseppe Marino, agronomo e agricoltore anche lui, per essere stati con noi, per aver contribuito a spiegare un po' quali sono le tematiche e per far capire, oltre che agli agricoltori che purtroppo lo vivono sulla propria pelle, ma alla politica, che i baracconi insomma hanno fatto il tempo che hanno fatto e che non è più il caso di continuare con questo tipo di politica, soprattutto a quelli che oggi come oggi si domandano perché 5 Stelle